E benvenuti a tutti voi nel nostro telegiornale. Come sentivate dai titoli, la prima notizia, lutto in casa della Federazione Italiana Nuoto, ci ha lasciato il giovane atleta Sergio Mirante. Sentiamo. Il consiglio della FIN Calabria, previsto per il giorno 29 ottobre presso la sede di Campagnano, è stato annullato a causa della triste notizia che ha colpito il nuoto calabrese. La morte di un giovane atleta, Sergio Mirante di Sellia Marina, si legge nella stessa pagina della FIN Calabria. Sergio Mirante, grande atleta, allenatore ed amico, scrive la federazione, ci ha lasciato improvvisamente. Di lui ricorderemo l'eterno sorriso e la voglia di scherzare e sdrammatizzare su tutto. Sergio, rimarrai sempre nei nostri cuori. Il presidente e l'intero comitato si stringono attorno a Maria Teresa e Patrizio, genitori di Sergio, colleghi ed amici fraterni. Proseguiamo, blitz della Guardia di Finanza nel comune di Vibo. Gli uomini della Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Vibo Valentia hanno eseguito alcuni controlli presso Palazzo Luigi Razza, sede del municipio. Le fiamme gialle hanno eseguito una serie di perquisizioni all'interno di vari uffici. Nel mirino sarebbero finiti una serie di settori, tra i quali quello dei lavori pubblici, con il monitoraggio di una serie di appalti e del contenzioso. Secondo quanto si apprende, il decreto di acquisizione degli atti è stato firmato dal sostituto procuratore antimafia di Catanzaro, Antonio De Bernardo. Attivato lo sportello migranti all'ospedale di Vibo, sentiamo. È attivato presso l'ospedale Jazzolino di Vibo Valentia lo sportello informativo migranti, gestito dalla cooperativa sociale Promidea, in collaborazione con l'azienda sanitaria provinciale che rientra nel progetto FAMI Impact Calabria Accoglie 2.0, promosso dalla Regione Calabria, in partenariato con alcuni istituti scolastici e soggetti del terzo settore e finanziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. L'obiettivo, fa sapere l'ASP in una nota, è di consolidare piani di intervento regionali in materia di integrazione dei cittadini di paesi terzi per supportare, agevolare e favorire la loro integrazione sociale ed economica e rimuovere gli ostacoli che ne possono impedire la realizzazione. Nello specifico, il personale esperto che opera all'interno dello sportello offre servizio di mediazione interculturale e si occupa della presa in carico dell'utenza straniera, attivando servizi di supporto rispondenti alle problematiche espresse. Lo sportello sarà operativo fino al mese di dicembre 2020. La sede di servizio è situata presso l'ufficio accettazione dell'ospedale di Vibo Valentia e lo sportello è aperto al pubblico il lunedì e martedì dalle ore 9 alle ore 12. E per la cronaca, una donna minaccia di buttarsi dal ponte, la salva la polizia. Il rapido ed efficiente intervento dei poliziotti della squadra volanti ha consentito di salvare la vita ad una donna di mezz'età che ha tentato di suicidarsi gettandosi dal viadotto Morandi di Catanzaro. Gli agenti, durante il servizio di pattuglia, si sono accorti che la donna, in evidente stato di agitazione, si stava arrampicando sulla ringhiera del viadotto. Immediato l'intervento dei poliziotti che hanno fermato il traffico e si sono precipitati ad afferrare la donna prima che potesse tentare di lanciarsi nel vuoto. Una volta fatta desistere la donna dall'intento suicida, gli agenti hanno richiesto l'intervento del personale sanitario. Proseguiamo, operazione Nerone, estorsioni e danneggiamenti, 5 fermi nel Cosentino. 5 provvedimenti di fermo sono stati emessi dalla Procura della Repubblica di Castrovillari nell'ambito dell'operazione denominata Nerone, nei confronti di altrettanti indagati ritenuti responsabili a vario titolo di estorsione in concorso, tentata estorsione e danneggiamento a seguito di incendio in concorso. A eseguirli nella frazione Lauropoli di Cassano Ionio, nel Cosentino, 60 militari della Compagnia Carabinieri di Castrovillari, coordinati dal maggiore Giovanni Caruso e coadiuvati da personale del Comando Provinciale di Cosenza e da militari dello squadrone Eliportato Cacciatori Calabria di Vibo Valentia. Le persone fermate sono Cosimo Abruzzese, di 28 anni, Francesco Abruzzese, di 23, Salvatore Lione, di 23, Fabiano Falcone, di 26 anni e Francesco Cavaliere, di 34, tutti gravitanti nella comunità Rom. Nel corso delle indagini sono stati raccolti elementi che dimostrerebbero la responsabilità dei fermati in ordine ad un episodio di estorsione ed altri tentati nei riguardi di alcuni imprenditori di Castrovillari.
vittime di violenza o minaccia tramite atti intimidatori nei loro confronti, come il recapito di bottiglie contenenti liquido infiammabile e proiettili calibro 7 e 65 lasciati all'ingresso delle rispettive attività commerciali, o l'incendio di autovetture e di locali di proprietà delle vittime. Complessivamente sono stati accertati almeno 4 episodi di danneggiamento a seguito di incendio e 5 atti intimidatori mediante l'utilizzo di bottiglie contenenti materiale incendiario e proiettili. Ed ora ci occupiamo del processo Black Monkey. Cade in appello l'accusa di associazione mafiosa. Cade l'accusa di associazione a delinquere di stampo mafioso nel processo d'appello Black Monkey. Secondo la Corte bolognese si tratta di associazione semplice e questo comporta una riduzione delle condanne per gran parte dei 23 imputati. Nicola Femia, considerato dalla Procura il capo dell'organizzazione legata all'Ndrangheta che faceva profitti con le slot, passa da 26 anni e 10 mesi a 16 anni. In aula c'era anche il giornalista Giovanni Tizian, parte civile per le minacce subite, revocati i risarcimenti. Ed ora ci spostiamo a Riace, nuovi guai per Mimmo Lucano, viene ordinata la demolizione della fattoria didattica, vediamo. Ordine di demolizione per le strutture, 16 manufatti in legno e blocchi di tufo che dovevano ospitare la fattoria didattica di Riace, uno dei progetti voluti dall'ex sindaco Mimmo Lucano. Il provvedimento è stato notificato oggi da parte dell'ufficio tecnico del comune di Riace al responsabile della cooperativa sociale che aveva intrapreso i lavori senza le autorizzazioni edilizie. La fattoria didattica compare anche nell'ordinanza dell'operazione Xenia, nell'ambito della quale finì agli arresti domiciliari Lucano. Secondo le accuse della procura, l'ex primo cittadino avrebbe distratto fondi destinati al progetto SPRAR per l'ospitalità dei migranti, per l'esecuzione delle strutture che avrebbero dovuto ospitare la fattoria didattica. Proseguiamo. Niente rimborso ASP alle farmacie. Tuona Federpharma. Federpharma Catanzaro, si legge in una nota stampa, si vede costretta a denunciare la grave situazione in cui versano le farmacie della provincia di Catanzaro a causa del perdurante mancato pagamento delle ricette da parte dell'ASP di Catanzaro. Da più di 3 mesi le farmacie del Catanzarese non ricevono dall'ASP il dovuto rimborso mensile dei medicinali erogati e da marzo 2019 il pagamento delle fatture di presidi ed ausili oltre all'indennità di residenza anno 2019. Tale comportamento è oltre che palesemente illegittimo, del tutto incomprensibile, inammissibile ed ingiustificabile, tenuto altresì conto che l'ASP non ha nemmeno ritenuto opportuno aderire alle richieste di incontro che Federpharma ha più volte presentato da più di un mese a questa parte. Una tale situazione è assolutamente non più sopportabile. Federpharma Catanzaro afferma il sacrosanto diritto delle farmacie affinché l'ASP provveda ad estinguere il proprio debito e quindi si dedica a dare la necessaria correttezza ai successivi pagamenti, vale a dire il rimborso dei medicinali entro il mese successivo a quello di erogazione degli stessi. Federpharma Catanzaro, a tutela delle farmacie associate e del servizio stesso reso, sta valutando l'adozione nei prossimi giorni di ogni opportuna iniziativa volta ad ottenere quella regolarità di pagamenti indispensabile per poter continuare ad assicurare alla cittadinanza l'assistenza farmaceutica a cui ha diritto. Ed ora Gioiosa Ionica con questo servizio. L'assessore alla cultura del comune di Gioiosa Ionica, Lidia Ritorti, traccia un bilancio della sua amministrazione ai nostri microfoni. Sentiamo. Sì, vabbè, l'amministrazione comunale propone tutta una serie di attività prossimo, perché in realtà sono le associazioni che poi sono patrocinate dall'amministrazione comunale, alle quali diciamo, diamo continuo supporto affinché queste manifestazioni possano svolgersi. E manifestazioni di ogni genere, veniamo da un'estate ricca di eventi, peraltro in tutta la Locride. Gioiosa ha raggiunto ormai per il quarto anno il secondo posto per attività e per manifestazioni di ogni genere. E domenica 13 ottobre Gioiosa è stata protagonista di una delle giornate del Fai d'autunno con un successo enorme, con un pubblico veramente
importante che ha praticamente vissuto il nostro territorio. Il tema era quello della Belle Époque e del Liberty a Gioia Saionica, per cui veramente abbiamo riscosso un successo in tutto il territorio straordinario, con gente che ci ha raggiunto da ogni parte della regione. Le prossime feste, il prossimo appuntamento, questo era un appuntamento importante, e il prossimo appuntamento importante sarà l'11 novembre per le vie del nostro centro storico, la tradizionale festa di San Martino, che ormai è alla sua 16ª edizione. Dopodiché si apre il calendario natalizio e quest'anno ci stiamo già lavorando. Proprio ieri sera c'è stata una riunione voluta dall'amministrazione di concerto con la consulta delle associazioni, e dove peraltro insomma, si è parlato di quelli che dovranno essere gli eventi a calendario. Siamo accanto alla chiesa, abbiamo la fortuna di avere nel nostro territorio Don Francesco Passarelli, che è succeduto a Don Michele Ceravolo, che è mancato qualche anno fa. La fortuna di avere un parroco giovane, entusiasta, che veramente ha ripreso questo popolo per mano e lo sta conducendo verso un nuovo cammino di fede. Di questo siamo veramente grati a Don Francesco Passarelli. Ed ora ci spostiamo a Chiaravalle Centrale. Dopo le sollecitazioni da parte dell'amministrazione comunale di Chiaravalle, guidata dal sindaco Domenico Donato, l'ANAS ha messo in sicurezza la strada di Don Diego. Ma non è solo questa opera che si è realizzata, queste le parole del primo cittadino. Allora, adesso per il lavoro che già abbiamo iniziato, c'è questi tre progetti di viabilità su tutto il territorio e alcune zone già vedono l'intervento nelle varie zone di Russo, Romano, Catalimeni e varie opere già sul ponte di Pietra Cavallo e tant'altro. Continueranno su Diana e lì si stanno aspettando le forniture per quanto riguarda gabbioni, pietre e tant'altro. Si sta lavorando sul territorio e lo testimoniano anche le decine e decine di persone che vengono qui quotidianamente al comune a ringraziarci, ed è giusto che sia così, perché noi lo abbiamo sempre detto, il territorio era devastato, anni e anni di abbandono, e si cercava di tamponare, quindi mettere il classico cerottino e di volta in volta tappando le singole buche. Questo non poteva sicuramente risolvere il problema annoso che si vive e che c'era a Chiaravalle. I tratti di strada, quando si fanno, si devono fare tutti, e noi, ringraziando a Dio, adesso si sta mettendo mano e c'è un tratti di strada, interi tratti di strada che veramente stanno adesso avendo un risultato positivo. Non scordiamoci anche la zona di Sorbia, dove a seguito di danni alluvionali di qualche anno fa una strada era a rischio, non si era messo mano, e siamo riusciti anche lì a fare una sistemazione con dei gabbioni e a mettere a sicurezza quella strada. Non scordiamoci che in questi giorni c'è in corso una gara per quanto riguarda un ampliamento di rete di illuminazione nella zona di Felicetta e soprattutto anche un nuovo impianto di illuminazione pubblica nelle zone delle nostre campagne rurali di Chiaravalle. Sono tutte opere, come sempre, che non impegnano il bilancio comunale, e questo è un grande risultato, perché si riescono a fare opere sempre e solo grazie alla nostra attenzione ad aver captato i fondi europei e ministeriali. E non era mai stato fatto. Quindi non è mai stata fatta una programmazione seria sul nostro territorio. Finalmente oggi c'è una programmazione che ci sta portando giorno dopo giorno ad avere opere sul nostro territorio. Si toccano con mano, non si può far finta di niente. Noi abbiamo la caserma dei Vigili del Fuoco, già una progettazione esecutiva presso il Genio Civile, già si sta lavorando per il bando, e quindi questa qua è anche un'altra opera importante. Abbiamo l'isola ecologica, dove già oggi sono ad una fase avanzata della progettazione, avremo un'isola ecologica che può veramente definirsi isola ecologica, illuminazione, videosorveglianza, pesatura e tant'altro. Io dico raccolta delle acque, che sono dei
piccoli, grandi segnali che noi con la nostra programmazione vogliamo lasciare a Chiaravalle. Le opere si vedono, si toccano con mano e sono opere serie, perché quando tu intervieni su tratti interi di strada, quando tu intervieni su tratti interi di illuminazione pubblica. Non scordiamoci il finanziamento anche dell'efficientamento energetico, che riguarderà tutta la zona del centro urbano, quindi da Piazza Dante, via Filangieri, via Luigi Razza, tutta la Cona, dove verranno sostituito tutto il corpo illuminante, quindi nuove lampade a basso risparmio energetico. Questo ci porterà anche nelle zone di Santa Lucia a poter andare a fare un intervento del genere, e questo significa tanto, sia a livello di dare ancora maggiore luminosità nel nostro territorio, quindi con lampade di ultima generazione, ma anche e soprattutto di ribasso energetico. Cambiare centinaia e centinaia di corpi illuminanti significherà dare delle risposte maggiori ai cittadini. Lo possiamo già vedere su un intervento serio che abbiamo fatto nella zona di via Spasari, Cappella e Vignale, dove la sera i cittadini ci dicono che sembra giorno, e venivano qui a lamentarsi che era buio, zone buie, e oggi, ringraziando a Dio, invece hanno questa possibilità di toccare con mano questo grande, diciamo, opera che abbiamo fatto. Continuerà con questo finanziamento da parte proprio degli uffici della regione, che con 160 mila euro possiamo andare ad ampliare su centinaia e centinaia di pali su tutto il territorio. E restiamo a Chiaravalle con questo comunicato di Chiaravalle da Vivere. Nella riunione del Movimento Politico Culturale di Chiaravalle da Vivere del 24 ottobre 2019 è stata esaminata l'attuale situazione socio-economica produttiva del sistema Chiaravalle e del suo comprensorio, ormai da diverso tempo in affanno a causa di una politica gestionale del Comune poco efficace, protrattasi ininterrottamente dal 1993 ad oggi. I convenuti nei loro interventi hanno messo in evidenza che nel lasso di tempo sopra riportato la gestione del Comune è stata molto negativa in tutti i settori del pubblico e del privato, compromettendo il sistema paese e quello del suo comprensorio e cancellando l'operosità dell'ospedale, degli opifici Frama, Bittoni e DM, la improduttive di centinaia di microaziende agricole, e perdendo i finanziamenti per la riconversione dell'ospedale in una struttura riabilitativa, ovvero 20 miliardi nel 1998 e 15.600.000 euro dal 2005 al 2010, finanziamenti precedentemente deliberati dal centrodestra, così come sono stati persi i finanziamenti per la costruzione del polo scolastico pari a 3.350.000 euro e per l'ammodernamento della strada provinciale che collega la strada delle Serre alla Girifalco Maida per una somma di 30 milioni di euro, strada utile e necessaria per aprire allo sviluppo una vasta area delle zone interne dove vivono dai 20 ai 30 mila abitanti. Gli organizzatori della riunione, Sanzo, Rauti, Maiolo e Sestito, nei loro interventi hanno condiviso i rilievi dei presenti, assicurando che il movimento politico-culturale Chiaravalle da Vivere è per la buona politica e che la sua azione è stata e sarà mirata a risollevare le sorti socio-economiche e produttive del sistema Chiaravalle, attraverso progetti e programmi mirati alla valorizzazione delle potenzialità esistenti, dove i primi attori devono essere gli operatori economici locali, guidati da una politica di servizio efficiente e propositiva. Attualmente il sistema produttivo è tutto da ricostruire ed i problemi da risolvere con la massima urgenza sono l'approvazione del PSC, comprese le zone produttive, turistiche e commerciali, la realizzazione della Casa della Salute, la messa in produzione del mondo rurale, un piano commerciale a misura delle esigenze dei cittadini, l'ammodernamento della strada provinciale Chiaravalle Centre che Bivio Squillaci e Girifalco, la realizzazione del polo scolastico, la messa in sicurezza dei ruoli, la riapertura della sezione staccata del Tribunale e dell'Ufficio del Giudice di Pace, oltre a tante altre piccole cose risolvibili attraverso l'azione politico-gestionale di una maggioranza attenta, capace e lungimirante. I lavori della riunione sono stati conclusi dall'onorevole Sinibaldo Esposito, il quale ha assicurato il suo impegno e quello del senatore Aiello per la soluzione dei problemi del nostro Paese e del nostro comprensorio, denunciando gli attuali limiti della maggioranza regionale,
partendo dal problema dei cinghiali, soffermandosi con competenza e lucidità sulla sanità in generale e sulla Casa della Salute in particolare, sottolineando inoltre la carenza di una politica gestionale mirata alla soluzione dei tanti problemi della Calabria, con il risultato di avere condotto il sistema produttivo e dei servizi sulla via della depressione economica e dell'inefficienza. Ed ora ci spostiamo a Cosenza con la nuova edizione della Festa del Cioccolato. Festa del Cioccolato con circa 50 espositori approdati a Cosenza lungo l'isola pedonale di Corso Mazzini. Provenienti da tutta Italia, in particolare Puglia, Sicilia e Basilicata, con presenze anche da Gorizia, Bergamo e Perugia, insieme ai maestri cioccolatieri calabresi hanno proposto i loro ghiotti prodotti alle migliaia di visitatori attesi nei 4 giorni di manifestazione. L'iniziativa è stata promossa in partnership dall'amministrazione comunale e dalla CNA, la sezione provinciale di Cosenza della Confederazione Nazionale dell'Artigianato. Sì, adesso ormai è diventato un grande evento per la nostra città, molto apprezzato, vengono tanti visitatori. Devo dire che la città in questi anni è molto migliorata da un punto di vista della qualità della vita all'esterno, quindi questo tende a valorizzare tutti gli eventi che vengono poi in qualche modo rifatti, insomma, ogni anno in modo diverso. Quindi c'è stato un ottimo lavoro dell'assessore Pastori, in questo caso che ringrazio. Devo dire che ogni anno aumentano anche non solo il numero degli espositori ma anche la qualità dei soggetti che partecipano a questa fiera del cioccolato. Quindi Cosenza dimostra sempre più di essere una città che non solo in Calabria ma a livello nazionale ha una sua attrattività forte. Ieri c'è stato un inserto di diverse pagine sul Corriere della Sera, che appunto si chiama Il Bello dell'Italia, dove Cosenza insieme a Milano e a Ravenna veniva inserita in un contesto di città che portano delle idee innovative nel campo della sostenibilità, del benessere, della creatività. Quindi vuol dire che questa città è molto migliorata in questi 8 anni, siamo tutti soddisfatti del lavoro fatto, è stato un lavoro di squadra e sono sicuro che anche questo evento, questa festa del cioccolato di quest'anno avrà un successo anche maggiore rispetto agli altri anni, perché è sempre esponenziale così il successo delle manifestazioni cittadine. Quindi invito tutti a venire a Cosenza, anche non solo le persone che sono qui nella nostra area urbana e della provincia, ma anche dalle altre province. Cosenza sempre più dimostra di essere una città innovativa, una città attrattiva. Una città bella dove si vive bene e dove si può creare nuove opportunità di ricchezza, soprattutto per i giovani. Ed ora ci fermiamo un attimo per una breve pausa, tra poco. E rimaniamo sempre a Cosenza. Ha presentato il libro Mario Oliverio, la sfida riformista di un presidente scomodo. Sentiamo. Presentato a Cosenza il libro Mario Oliverio, la sfida riformista di un presidente scomodo, scritto dal giornalista pubblicista Michele Drosi, edito da Rubbettino. Si tratta di una biografia che ripercorre la storia politica del presidente Oliverio ed in particolar modo il quinquennio alla guida della regione Calabria, che appresta a concludersi. Beh, è una figura di una personalità che ha fatto sempre politica, che si è cresciuto, diciamo, nella lotta e nelle battaglie proprie della sua zona di provenienza, San Giovanni in Fiore e tutto l'Interland, zone che hanno visto sempre la sinistra avanzare, e di una personalità che poi diciamo, si è dedicata all'impegno nell'ambito delle istituzioni, Consiglio regionale, Sindaco di San Giovanni in Fiore, al Parlamento, per 4 legislature, 10 anni presidente della provincia e poi presidente della regione. Un impegno, dal mio punto di vista, contrassegnato da un metodo del riformismo pragmatico, io lo definisco, perché Oliverio si è reso protagonista di tante realizzazioni. Rendersi protagonista di realizzazioni in una terra difficile, contrassegnata da ritardi, da lentezze, non è una cosa del tutto facile, diciamo, in Calabria. Nel corso di questi 5 anni si sono
avute tante realizzazioni, posso citarne qualcuna per dare il segno, a incominciare dal trasferimento degli uffici alla cittadella, all'ammodernamento della ferrovia ionica. Dopo tantissime, non si interveniva dai tempi di Cavour, con un investimento di oltre 600 milioni di euro, le borse di studio per tutti gli studenti aventi titolo, l'acqua a Reggio Calabria dopo 40 anni, si sono finalmente conclusi i lavori della diga del Menta, la zona economica speciale, insomma tutte cose che danno il segno di una capacità realizzatrice che non sempre abbiamo riscontrato nella nostra regione. Io innanzitutto devo ringraziare Michele Trosi che ha prodotto un lavoro importante, che ha richiesto impegno di ricerca, di ricostruzione appunto di un impegno politico ed istituzionale che è di lunga durata. E devo dire che nel libro sono stati evidenziati i passaggi più importanti anche della esperienza di governo regionale, non solo di quella del governo della regione, ma in modo particolare dell'esperienza di governo della regione. Lì sono indicate appunto le realizzazioni che sono frutto di un'azione di governo che ha un segno riformista, perché ha rotto schemi, ha affrontato problemi che da decenni non venivano affrontati, perché ha puntato a disegnare la nuova regione, a liberarla dalle funzioni gestionali, a mettere da parte gli interessi particolari per fare prevalere un disegno generale, ad utilizzare bene le risorse della Unione Europea destinate alla Calabria, per cui oggi la Calabria è la prima tra le regioni del sud in quanto a spesa e per la prima volta invece di essere oggetto di penalità è oggetto di premialità, perché grazie a questi risultati la Comunità Europea proprio nei giorni scorsi ha dato la premialità di 143 milioni di euro aggiuntivi appunto per essere utilizzati in Calabria. Quindi appunto nel libro sono delineati questi passaggi, questi obiettivi realizzati e in corso di realizzazione. Io lo ringrazio perché lui appunto attraverso questa opera dimostra appunto quelle che sono i risultati di un'azione di governo, ma soprattutto evidenzia quello che è un profilo riformista appunto che ha guidato la nostra azione di governo. Ma guarda, i momenti difficili nell'azione politica, nella funzione di governo, in una responsabilità di governo, soprattutto in una terra come la nostra, che è una terra difficile, i momenti difficili ci sono sempre stati, così come ci sono state anche le soddisfazioni. L'esperienza di governo della regione è un'esperienza che è stata impegnativa, perché la Calabria non è una regione semplice, è una regione complicata, perché i problemi della Calabria sono problemi accumulati nel corso di un lungo periodo, di decenni, dai problemi del lavoro a quelli del mancato sviluppo, a quelli dei servizi a partire dalla sanità eccetera. E quindi appunto governare una regione come questa è ancora più complicato che altre realtà e altre regioni d'Italia. Tuttavia devo dire che proprio perché c'è la difficoltà ancor più i risultati, come dire, sono momenti di soddisfazione importanti. Noi abbiamo lavorato realizzando traguardi, risultati importanti. Certo c'è tanto da fare ancora, però abbiamo ereditato una regione che era appunto nella palude, era in ginocchio, abbiamo cercato di rimetterla in piedi e soprattutto di recuperare a questa terra credibilità all'esterno con la Commissione Europea, con i grandi enti di Stato, perché appunto c'è stato un lungo periodo che è stata rappresentata come una terra rognosa, una terra carica di problemi, una terra dove tutto è mafia. È stata rappresentata questi termini, intendiamoci, sono i problemi e vanno affrontati, c'è la criminalità organizzata e va contrastata, però ecco, non è solo criminalità organizzata la Calabria, io questa tesi non,
non la condivido e mi batto perché la parte positiva della Calabria possa essere valorizzata, perché meglio si possa combattere la parte negativa a partire dall'Ndrangheta, chiaramente. I risultati ci sono stati, anche se ancora bisogna spingere in avanti perché si possa delineare una prospettiva, un futuro importante per la nostra terra. Ed ora ci spostiamo con questo servizio a Brognaturo. La comunità di Brognaturo in festa per l'arrivo delle nuove campane benedette dal vicario generale della diocesi di Catanzaro Squillace, Monsignor Gregorio Montillo, e con una solenne santa messa concelebrata dal vicario zonale Monsignor Biagio Cutullè, dal vicario foraneo Don Steven, dal parroco Don Bruno Larizza e dal vicario Don Alessandro Severino. Presente l'amministrazione comunale, la congrega di Maria Santissima del Rosario, la santa messa è stata animata dal coro parrocchiale. È un momento di orgoglio della comunità, la comunità che si ritrova ad essere proprio comunità, specialmente oggi, attorno alla Chiesa, nella Chiesa, per la Chiesa. E questo la dice lunga sul fatto che, specialmente oggi, possiamo dire che le parrocchie, le chiese sono rimaste gli unici centri di aggregazione sociale aperti a tutti nella comunità e anche fuori. La comunità delle nostre parrocchie è sempre aperta a tutti, chiunque può entrare nelle nostre chiese, anche se è di un colore diverso, se è di una religione diversa, perché il cristiano è aperto verso l'universalità. E le nostre comunità, ancora adesso, queste nostre piccole comunità, che si vanno sempre più assottigliandosi purtroppo, ancora oggi si ritrovano e si esprimono nelle loro forme migliori proprio con l'affetto verso la Chiesa come tempio, come costruzione, come casa del Signore, che vogliono che sia sempre più bella, più grande, più accogliente per il Signore e per la comunità, perché tutto ciò che è del Signore appartiene a noi. Questa comunità è molto devota della Madonna della Consolazione, infatti so che una delle campane porta il nome di Consolazione, proprio per ricordarci che la Madonna della venerata sotto il titolo di Consolazione qui nella nostra comunità è molto venerata, molto amata, molto pregata. E vi dicevo, ecco, queste nostre piccole comunità si esprimono proprio con segni di affetto verso la Chiesa del Signore e le offrono al Signore le cose, le offrono alla Madonna, le offrono ai Santi e sono di tutti. E tutti quanti poi ci ritroviamo quando veniamo a pregare nelle nostre chiese con le cose che sono frutto della nostra devozione, frutto dei nostri voti, frutto della nostra generosità. E questa veramente è una cosa bella, è una cosa gratificante. Le parrocchie, le chiese, ancora nei nostri paesi, sono il centro veramente sociale, che fa catechesi, che fanno spiritualità, che fanno preghiera, che fanno comunione. Ecco, ringraziamo tutte le persone che hanno partecipato, possiamo dire tutta la comunità di Brognaturo che ha partecipato facendo piccoli e qualcuno anche grandi sacrifici, perché queste campane possono suonare in un modo armonioso e più bello per il Signore e per noi, perché noi pensiamo che la campana l'ascolta il Signore, ma l'ascoltiamo pure noi e siamo contenti anche di questi suoni meravigliosi. Per cui ringraziamo tutti quelli della comunità che, facendo sacrifici, ecco, qualcuno ha fatto anche un sacrificio abbastanza grande per poter realizzare questo bello concerto
di Campane, che sarà sicuramente l'orgoglio della comunità e l'orgoglio di questo paese e di questa parrocchia. Grazie a tutti. Bene, con questo servizio abbiamo concluso anche per oggi il nostro TG. Grazie e ci vediamo alle prossime edizioni.